Questo programma è offerto da Abba Luxury Estate. Buonasera e benvenuti al settimo appuntamento di Pallavolè. Buonasera ai tre ospiti questa sera. Sono Nunzio Lanci, bentornato, allenatore della Seco Service in Pavia d'Ortona. Buonasera a tutti. Bene. Ben rivisto con gli occhiali da professore. È la vecchiaia, non ci vedo più bene dopo un tot di tempo al computer. Beh, è inesorabile proprio, si vede. A proposito di professore, lo chiamano il professore Claudio Cattaneo, che è uno schiacciatore bravissimo della formazione dell'Abba Pineto. Claudio, buonasera a tutti. Benvenuto e dimmi subito perché Michele Marano, lo speaker del Pala Santa, il mitico speaker, ti chiama il professore, me lo sai dire? No, questa è una bella domanda, anche perché non sono ancora laureato, quindi me l'ha anche un po' tirata con questo nome che mi ha assegnato. Vedremo, chiariremo direttamente con lui. E non poteva mancare una presenza femminile, ci fa molto piacere, Federica Comotti, che è l'opposto della formazione teatina della Connetti.it Chieti. Buonasera e benvenuta Federica. Buonasera a tutti. Ci fa piacere la tua presenza, un tocco femminile non deve mancare, come dice qualcuno, ed è giusto che sia così. Allora, io devo ricordare intanto che questa trasmissione va in onda anche a 12:30 dello stesso mercoledì, alle 17:30 sempre in replica del giovedì e alle 12:30 del sabato sul canale 14. Però siccome sono ferme tutte le abruzzesi per la settimana prossima, cioè quella diciamo tra Pasqua e il dopo Pasqua, recuperi a parte perché ce ne saranno due proprio domani in B1 femminile, giocherà appunto la nostra Federica, l'ottava puntata sarà un mix, un collage di immagini con musica, a proposito ringrazio Fabio Di Blasio che ha realizzato tutto questo, delle nostre formazioni appunto abruzzesi. Manca per ora soltanto l'Alba. La puntata canonica riprenderà mercoledì 14 aprile, sempre alle 21:30. Per quanto riguarda invece le gare, sul canale 287 ogni lunedì, lo ricordo, alle 20:30 le gare della formazione del Pineto, dell'Alba Pineto. Per quanto concerne la Serie C o maschile o femminile, ogni martedì sempre sul canale 287 alle 20:30. Ho detto tante cose, allora facciamo così, una battuta a testa dei tre presenti e poi rapidamente tutto il resto, naturalmente Nunzio poi ti lasceremo libero strada facendo. Per quanto concerne la tua squadra, io ti ho voluto assolutamente qui in studio questa sera perché dobbiamo fare, come si dice, terminata la regular season, la stagione regolare, un bilancio. Prima domanda semplice, io dico di sì prima di te, soddisfatto? Guarda, se no puoi essere rimborsato. Più che soddisfatto, cioè nel senso ecco. Che noi all'inizio del campionato avremmo sicuramente strafirmato per un campionato del genere. Poi per come sono andate le cose, l'asticella si era un pochino alzata, però a punti fatti e con la mente un po' fredda, con tutte le vicissitudini che ci sono state, Covid, non Covid, mesi fermi, tamponi, infortuni e tutto quanto il resto, è stato un gran campionato. Non ci dimentichiamo che con tutto il rispetto per i ragazzi abbiamo nel roster un Cantacalli che tanti non ci avrebbero scommesso sopra, anzi avrebbero, all'inizio erano un po' detrattori delle performance di Diego, un Felice Sette che veniva da un campionato di metà classifica in A3, un Marinelli sicuramente un gran giocatore, un giocatore esperto per la categoria ma che veniva da 2 anni di A3, e poi Shabrak che doveva essere un pochettino la ciliegina sulla torta, non l'abbiamo mai avuto, quindi più che soddisfatti. Purtroppo l'ultima partita, forse insieme a quella della Coppa Italia con Reggio, ci lascia un po' di amaro in bocca, ma non deve cancellare tutto il bene che è stato fatto lungo il percorso. Adesso sono d'accordo. Giocare.
Sono d'accordo con te, Nunzio, però qualcuno sostiene ogni volta, compreso qualche giocatore della tua squadra, ogni volta che si è al dunque in una partita decisiva, fondamentale, importante, noi perdiamo l'appuntamento, cioè l'autobus che passa per un attimo, con un attimo di anticipo rispetto al nostro ritardo. Cioè è successo in Coppa Italia, nella gara contro il Reggio in casa, è successo quello che stavi dicendo tu, ricordando il 2-3 contro il Castellana Crotta, in una partita tutto sommato abbordabile e contro un avversario che insomma sarei giocata senza pressione, secondo il mio punto di vista, anche se qualche speranzella ce l'avevano per agganciare l'ottavo posto. Per quello che riguarda voi, secondo te c'è un motivo particolare, che tra l'altro è successo ogni volta in casa? Guarda, se potessi avere la soluzione a questo problema hai ragione, purtroppo forse un po' la pressione che ci mettiamo da soli, un po' tante piccole variabili. C'è anche da dire che tranne la partita di Reggio, in cui sicuramente ci sono responsabilità un po' da dividere, che è quella di Coppa Italia, c'è anche da dire che abbiamo giocato le ultime due partite dentro casa dopo 5 vittorie consecutive. È vero. Con una formazione che aveva acquistato un equilibrio. Il giorno prima della partita di Taranto magicamente ne perdiamo due dei giocatori che erano in quella formazione là, con Martinelli con problemi alla schiena che si è bloccato in allenamento, Carelli il ginocchio, e quindi ci troviamo di nuovo ad affrontare situazioni in emergenza. Abbiamo sviluppato una grossa capacità di resilienza, però insomma tutto c'è un limite. Purtroppo a noi va così, non è un alibi, non deve essere un alibi, però insomma, ogni tanto qualcosina di buono potrebbe anche capitarci. Più che alibi è un'abitudine, perché siete talmente abituati a soffrire, a fatire. Noi abbiamo fatto della necessità virtù. La resilienza, uno dei nostri compagni più fedeli, sono praticamente negli ultimi 6 anni che non riusciamo a giocare con la formazione, non riusciamo a lavorare sempre con la formazione che abbiamo in mente, riusciamo ad essere bravi a non rappezzare, però a mettere in campo una squadra che riesce a giocare sempre una buona pallavolo, però evidentemente deve andare così, punto. Cioè, dobbiamo giocare al nostro meglio, così faremo con Siena, cercando di recuperare al meglio tutti quanti. Di questo parleremo fra un attimo, Nunzio. Allora faccio un salto da Claudio e da Federica, ma proprio in un flash telegrafico. Soddisfatto, stessa domanda che ho fatto all'inizio, del percorso fino a questo momento, visto che anche voi avete concluso la prima fase e anche molto bene, brillantemente. Soddisfatto, diciamo che... o più che soddisfatto? Per il mio punto di vista più che soddisfatto, nel senso che a inizio anno, con la mancanza dell'opposto, arrivare a una quarta posizione finale ci avrei messo la firma. Ovviamente poi con l'inserimento di Michele l'asticella si è alzata, gli obiettivi di tutti si sono alzati, però era ovvio che abbiamo fatto una striscia positiva di partite di 11 vittorie consecutive, e poi ci poteva stare comunque un momento di down, diciamo, perché non siamo macchine, comunque siamo una squadra giovane e secondo me ci poteva stare, quindi è stato importante comunque blindare il quarto posto, perché ci siamo guadagnati. Dopo. Claudio, scusa se ti interrompo, sì. Di questo parleremo dopo. Voglio sentire proprio in un flash, veramente flash, Federica, è molto parziale, visto che dovete fare soltanto 7 recuperi, come dico sempre, una vita praticamente. Cioè, nel giro di 25 giorni, 7 partite, credo che sia un record. Allora, Federica, fino a questo momento, tra alti e bassi, complessivamente, considerando anche i rischi che c'erano alla vigilia, no? Dice, faremo un flop perché insomma, non abbiamo mai giocato, siamo state ferme 1 mese e mezzo, vi è capitato di tutto e di più, complessivamente si può mettere a sufficienza? Al comportamento della squadra? Ma io direi assolutamente sì, perché appunto quel mese e mezzo è stato un mese e mezzo pesante, è stato difficile riprendere il ritmo degli allenamenti e soprattutto in queste partite iniziare a prendere il ritmo di gara.
C'è da dire che tutte le nostre squadre del nostro campionato praticamente hanno già, lo hanno terminato, e noi ci aspetta questo tour de force di queste 7 partite dove andremo a giocare 2 volte a settimana e bisognerà stringere i denti e dare tutto quello che abbiamo. Bene, torneremo a parlare naturalmente ampiamente della partita che avete perso col Casal dei Pazzi. Per quanto riguarda Nunzio, torniamo da te, perché rivediamo le immagini, stiamo già vedendo, vediamone altre, di una partita storica quest'anno, proprio contro il Siena, un 3-2 memorabile con Cantagalli record, 46 punti, vado a braccio, è così? Erano 46, sì? Erano 46. 46 ha battuto tutti i record della, tra Superlega e Superlega. Esatto, quindi già questo è un segno indelebile e importantissimo. Allora, prima domanda, se lo staranno chiedendo tutti da casa, come sta Diego? Ce la farà per i playoff che riprenderanno? Poi lo vedremo fra un attimo, anzi quando vuole Maurizio può anche mandarmi in onda la schermata del prossimo turno vostro dei playoff. Allora, Diego sta bene? Diego ha ripreso ad allenarsi la settimana scorsa, sta discretamente bene. Lo gestiamo un pochettino perché la caviglia, per non fare troppi sforzi, però si sta allenando con regolarità con più o meno tutta la squadra, tranne Dario che la settimana scorsa è stato completamente fermo per problemi al ginocchio. Per il resto la squadra si sta allenando con buona regolarità e cerchiamo di prepararci al meglio a questo primo turno di playoff. Mi dirai poi tutto il resto di vari Marinelli, eccetera. Adesso stiamo guardando insieme quello che è il prossimo turno, lo stesso giorno in cui giocherà l'Abba Pineto, l'11 di aprile, cioè la domenica successiva a Pasqua. Giocherete gara 1, ai noi, in trasferta, sul campo, peraltro ai noi bis del Siena, che è una corazzata, che però avete già battuto, anche se poi al ritorno vinsero i toscani 3-0, alle ore 18 dell'11. È tutto corretto? Sì, Siena è anche una squadra diversa da quella che ha giocato contro di noi, ha cambiato sia il palleggiatore che lo schiacciatore. Quindi... Ha inserito anche Massari, ricordo bene? Sì, reduce dal campionato turco, dopo aver riuscito il contratto con Della Lunga per motivi personali, l'hanno sostituito con Massari, che è sicuramente un giocatore di lusso per la Serie A2, un giocatore con esperienza internazionale, anche un giocatore con un importante curriculum, viene da anni giocati con la Lube Civitanova, campionati in A1, presenza in nazionale, quindi un giocatore importante. E in più ha cambiato il palleggiatore con, prendendo Marco Fabroni, che è sicuramente un giocatore per la categoria di A2, forse uno dei migliori, anche tra l'altro uno dei più esperti, uno di quei nuovi pronti a vincere a giocare playoff. Quindi questo ti fa capire che Siena ha tutta la voglia di arrivare fino in fondo e di vincere questo torneo di playoff, provare a tornare in Superlega. Peraltro vado a braccio, l'avevo detto anche l'altra settimana, se ricordo bene il Siena veniva prima della sconfitta in casa contro la cugina di Santa Croce, da risultati tutti positivi, 10 partite vinte consecutivamente, sì. Cioè tutte quelle del ritorno, è esatto, è così? Sì, prima sì. Di perdere 2-3, quindi è tutto dire di come ha cambiato marcia. La squadra che ha vinto più partite nel girone di ritorno, noi subito dopo... Noi un piccolo record è che siamo subito dopo Bergamo quelli che ne hanno vinte di più in tutta la regular season, anche giocando tante partite, vincendo tante partite 3-3. È un'ulteriore riprova di quello che abbiamo detto precedentemente. Allora, voi sarete comunque al completo? Recuperato anche Marinelli del tutto? Sì, Sciavra che sta bene? A tutt'oggi ci stiamo allenando più o meno a ranghi completi, da ieri ha ripreso anche Dario. Quindi... Non era mai successo quest'anno, non è mai successo che siate stati al completo in una partita, mai? Abbiamo sempre, sì, Dima non è sicuramente al 100% delle sue possibilità, ma ancora... Dima, ti riferisci a Dimitri?
Sì, a Shadrach non è ancora al 100% delle sue possibilità. Anche ragazzi, anche alcuni, qualche acciacco c'è, ma questo fa parte del gioco. Non è che possiamo pretendere di essere tutti quanti al 100%, sarebbe troppo bello. Nunzio, allora voi giocherete questa partita a Siena l'11, l'abbiamo detto, gara 2 si giocherà mercoledì 14 quando noi andremo in onda nella serata, però una trasmissione registrata perché io dovrò seguire la vostra partita che è alle 20.30, è così? Guarda, a tutt'oggi è alle 20.30, a meno però... che non cambi qualcosa ci potrebbe essere un accordo tra le società che preveda un anticipo alle 19, però... A tutt'oggi alle 20.30, stiamo aspettando comunicazioni in merito da parte di lui. Dovrebbe essere o alle 19 o alle 20.30. 19.30, 14 di aprile, data che non interessa invece il Pineto, che giocherà da una domenica all'altra, giusto Claudio? L'11 e il 18. Ecco, esatto. Con l'Aversa e poi la partita di ritorno, ma ne parleremo successivamente. Nunzio, l'eventuale bella ci sarebbe domenica 18, speriamo, cioè sarebbe già un grande risultato? Speriamo no, perché le vinciamo prima tutte e due. Allora, vabbè, già sarebbe qualche cosa di buono, di positivo dire che c'è una bella, però chiaramente come dici tu si potrebbe anche vincere entrambe le partite, perché no? Io sono tanto curioso di vedervi finalmente al completo al 100%, in modo tale che quando ti giri e guardi la panchina certe volte sei disperato, diciamo che faccio entrare il magazziniere, il non so chi, il dottor Nicolai o altro. Dai, a parte questa battuta, le capacità di un allenatore devono essere anche quelle di capire il contesto, di valorizzare il contesto nel momento in cui hai il giocatore a disposizione. Noi ci proviamo, non sempre siamo bravi a fare questo, però insomma averli più o meno tutti quanti a disposizione sarebbe una bella cosa anche per questo playoff, per giocarcela al meglio. Poi saranno i 162 metri del campo in totale per i due campi a decretare, certo, a decretare chi sarà, certo, il vincitore. Lo sport è anche questo. Certo. Ti faccio un'ultima battuta per quanto concerne il rimpianto dell'ultima partita, perché magari da casa non tutti sanno come il meccanismo. Se voi aveste vinto 3-1, 3-0 col Castellana, sareste arrivati al terzo posto, avreste giocato la prima partita in casa contro la Reggio Emilia. Il Reggio Emilia, giusto, esatto, contro la Conad Reggio Emilia. E una buona opportunità per i quarti di superare questa fase e andare oltre. Questo è il rimpianto maggiore, più grande questo rimpianto o quello di non aver battuto Reggio Emilia in Coppa Italia? Guarda, forse è un po' di più quello di Reggio dentro casa in Coppa Italia, in Coppa però Italia, guarda, sì. Io sono dell'idea che non, purtroppo ne stavamo parlando prima, facendo sport a questi livelli le partite si giocano, si possono vincere e si possono perdere in tutti i momenti, soprattutto in uno sport della pallavolo in cui il momento di gioco ha un ruolo importante. Quindi bisogna essere bravi a resettare, a cancellare quello che si è fatto ed andare sempre oltre e guardare avanti, a prescindere da quelli che sono gli obiettivi e i risultati raggiunti. Poi ti ripeto, è sempre il campo a decidere chi vince e chi perde, e nel momento in cui cade l'ultima palla si torna a capo. Bisogna far tesoro di quelli che sono le esperienze, però starci a rimuginare più di tanto, a piangere sul latte versato, non ha assolutamente senso. Io parto sempre da questo presupposto. Infatti è difficile che coi ragazzi poi il martedì parliamo di quello che è successo la domenica, ok, io può essere una peculiarità, può essere una cosa positiva o negativa, dipende da come lo si interpreta, però a me piace guardare sempre avanti e non stare a recriminare più di tanto, perché purtroppo quel che è fatto è fatto. Un'ultima cosa, veramente un flash e poi ti congediamo. Che sentore hai stando in mezzo alla squadra in queste ore della vigilia? Cioè, hai la percezione che possa uscire veramente il colpaccio anche a Siena? Hai molta fiducia nei tuoi ragazzi
Oppure... No, io ho fiducia nei ragazzi, però conoscendoti è ancora troppo presto per capire, per capire come siamo messi, cioè nel senso mancano 10 giorni. Bene, quelle vibrazioni che ti possono dare. Sono sicuro che ce la metteranno tutta e giocheremo a mille per poter portare a casa il risultato dalla nostra parte. Grazie, pensavo avessi finito. Quell'attenzione e quella vibrazione è ancora troppo presto perché abbiamo una settimana di lavoro, abbiamo quei 2 giorni di Pasqua che insomma torneranno, chi può proverà a tornare a casa nonostante ci siano i limiti la zona rossa, che anche perché noi siamo quasi tutti covid free visto che l'abbiamo preso tutti, quindi possiamo stare relativamente tranquilli. Peraltro va detto pure che a Ortona, particolarmente Ortona, manca tantissimo il suo favoloso pubblico, perché insomma non è un pubblico qualsiasi, mancano tutti i palazzetti, però quello di Ortona... Guarda, il discorso del pubblico, il discorso del Covid è una situazione un po' particolare. Anche quest'anno non è stato un campionato semplice da affrontare a tutti i livelli. Guarda un po' le squadre di Serie B adesso che hanno fatto quinte al girone, si ritrovano ad aver giocato 4 partite e poi un campionato mandati via. Cioè, veramente cose... strane, senza senso. Loro giocheranno 7 partite in 20 giorni, noi ne abbiamo giocate 5 in 2 settimane. È tutto strampalato quest'anno, va bene, questo l'abbiamo detto. È stato un campionato molto particolare, interpretarlo nel modo giusto era difficile, bisognava avere anche tanta fortuna, tante situazioni che giravano dalla tua parte, bravura a gestire quei momenti in cui veramente sei in 2 a fare allenamento, perché noi a Natale siamo stati anche in 3 visto che avevamo avuto 9 positivi, 2 ragazzi prima, gestire situazioni particolari non è stato semplice. Non è stato semplice e penso che non sia semplice per nessuno. Certo. Speriamo di concluderlo nel miglior modo possibile e poi capire che cosa succederà l'anno prossimo. Grazie, grazie Nunzio. Poi del prossimo anno parleremo in un'altra puntata, chiamiamola così, rinviamo l'appuntamento. Penso che sarà veramente difficile. Io adesso mi metto nei panni veramente di quelle società di Serie B che sono partite a ottobre, le hanno spostate il campionato a gennaio, hanno giocato 6 partite con i mini gironi e adesso si vedono praticamente campionato bloccato perché ne sono arrivate oltre le prime 4. Io adesso non ho visto la formula o che, quindi cioè, non è semplice anche dal punto di vista economico. Formula molto contestata, poi ne parlerò io con gli altri ospiti. Nunzio, noi invece ci diamo appuntamento a più in là, tra il mese di aprile e maggio, perché poi veramente tracceremo le linee di un bilancio comunque positivo a prescindere da quello che succederà nei playoff. Senza ombra di dubbio. Com'è? Senza ombra di dubbio un bilancio positivo. Ah certo, a prescindere, come dicevamo e come diceva Totò. Ma io colgo l'opportunità, da primo tifoso della squadra ortonese che rappresenta l'intera regione e vostro telecronista peraltro, per sottolineare quanto abbiate fatto come famiglia Lanci per questa città e per la pallavolo abruzzese. E approfitto anche per ringraziare davvero tutto quello che è l'operato di Tommaso Lanci, il tuo padre, naturalmente anche Andrea, per tutto quello che state facendo da tanti anni orgogliosamente per il nostro Abruzzo. Grazie Nunzio Lanci. Grazie a voi e buon proseguimento. In bocca al lupo per questa gara del lupo. A tutti ragazzi, in bocca al lupo a voi. Grazie. 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 Noi proseguiamo con i titoli, Maurizio e Karim. Allora, i titoli di questa puntata riguardano innanzitutto il Pineto, Abba, te, la grotta Zolina, dove facciamo rientrare naturalmente la squadra avversaria che avete battuto, Claudio, sonoramente. Per quanto riguarda la Serie B maschile, giusto dare spazio alle 2 formazioni che hanno vinto per quanto concerne l'Alba Adriatica. L'Alba vince al tramonto del match, visto che la partita è durata 1 settimana. Il Paglieta sul far della sera vince 3-0 a Lucera. Andiamo avanti, per quanto riguarda la Biono femminile,
eccellente risultato dell'Altino, Altino blitz e via, che colpaccio in ciociaria, perché ha vinto sul campo tutt'altro che facile, come ricordava Federica, del Santeria, prossima avversaria della Teatina, che è Teatina, che andiamo avanti perché l'ultimo titolo è dedicato a voi. Voglio una risposta, Federica. Teatina, inutile fatica, non è così, Comotti Federica? Non direi una fatica inutile. Vabbè, era una provocazione, dai, l'ho fatta apposta. Una frecciatina, sì. Inutile fatica, vabbè, dai. Inutile perché è semplicemente quel 31-29 indigesto che non ci voleva proprio. Allora, noi vediamo un po' il quadro dei risultati dell'ultima giornata della stagione regolare della Serie A3, 22esima appunto giornata, con l'Abba Pineto che ha battuto la capolista Grottazzolina senza fare danno, perché ha perso clamorosamente il Galatina in casa nel derbissimo del Salento con Lecce. Quindi 3-1 con i parziali di 23-25, 25-21, 25-16, 25-23. Aversa Tuscania 3-1, Ottaviano Palmi 2-3, Galatina Lecce 2-3, 0-3 tra Roma e Sabaudia, 3-0 tra Modica e Acicastello. La classifica finale, naturalmente poi ci sono tutti gli incroci nella seconda fase, ma quello che interessa a noi riguarda solo l'Abba Pineto, che finisce al quarto posto. Al primo posto Grottazzolina 51, Galatina 50, Tuscania 47, Abba Pineto Volley 46, praticamente non è cambiato nulla dalla precedente graduatoria. Aversa 39, Modica 33, Sabaudia 29, Palmi 27, Roma 23, Lecce 22, Ottaviano 21 e Aci Castello 8 punti. Bene, allora ripartiamo da una intervista che ha rilasciato il tuo tecnico Claudio Cattaneo, Gianni Rosichini, a fine gara. Sì. Naturalmente molto soddisfatto di questo risultato, come un po' tutti noi. Anzi, sarebbe potuto finire anche 3-0 se non vi foste distratti un po' alla fine della prima frazione. Ascoltiamo Gianni. Vince 3-1 l'Abba Pineto contro la capolista Grottazzolina, lo fa nel migliore dei modi, un Pineto ritrovato, mister Gianni Rosichini, il Pineto che vogliamo un po' tutti, a partire da voi che siete naturalmente il gruppo squadra. Direi di sì, una buona gara, siamo partiti un po' contratti, avevamo di fronte la capolista che veniva da una serie di vittorie. Sì, che ha giocato chiaramente molto bene. Noi ci siamo un po' sciolti dal secondo set, cominciando a difendere un po' di più, e questo ci ha dato convinzione. Poi è chiaro che è una gara di fine campionato in cui anche Grottazzolina cercava di preservare certi suoi atleti, come abbiamo fatto noi con Morelli in vista dei playoff, e quindi però sostanzialmente una buona situazione. C'è qualcuna che vuole interferire? Un attimo. C'è la nostra fisioterapista che scherza, ma è giusto che scherzi, significa che siamo contenti. Beh, un ottimo clima, anche perché la squadra non solo si è ritrovata, ma ha espresso veramente una gran bella pallavolo contro una squadra eccellente, non a caso la capolista. No, sicuramente quando abbiamo cominciato a difendere abbiamo fatto bene in tutti i fondamentali. Gianni, tra tutti mi fai dire che Eld, che è stato ospite della nostra trasmissione l'altra settimana, gli ha portato bene 21 punti, ma soprattutto una carica che ha dato anche ai compagni. Assolutamente, la trasmissione ha portato bene, il team ha giocato molto bene, vorrà dire che la prossima volta veniamo tutti, così siamo più tranquilli. Su Partenio non dico più nulla, perché quello che fa il capitano è fantastico. Apro una parentesi per Giaffreda, un impiego che è stato prezioso nel momento delicato. Sì, è stato molto bravo Frank, lui è un ragazzo che chiaramente in difesa si fa valere, si sta allenando come tutti con molta attenzione, molto bene, e è giusto che lo abbia provato in questa situazione e ha risposto sicuramente alla grande. L'ultima battuta riguarda un pregio e un difetto. Il pregio, quello di aver ritrovato una squadra forte a muro. Il difetto, di aver sbagliato un po' troppe battute. Perfetto, il difetto è di aver sbagliato troppe battute, soprattutto quando nella fase finale, che potevamo chiudere con una certa tranquillità, le battute flotte ne abbiamo buttate qualcuna fuori che potevamo evitare di fare. L'ultima battuta in un secondo, questo è il vero Pineto. Questo è il vero Pineto, ma è chiaro che in un campionato ci sono i momenti più positivi e meno positivi. Io ritengo onestamente che questa squadra, questi ragazzi siano da elogiare in blocco, perché si stanno impegnando molto e hanno fatto un bel campionato. Adesso pensiamo ai playoff. Allora, prima della pubblicità, solo una domanda, Claudio, ho ascoltato attentamente quello che ha detto il mister, tutto chiaro quello che ha detto Gianni? Claudio, ci sei? Pronto?
Ci sei, Claudio? Mi sentite? Sì. Eccomi, qualche difficoltà. Va bene, ti stavo chiedendo se hai ascoltato attentamente quello che ha detto il mister. Assolutamente sì. Condivisibile? Sì, sì. Tutto? Beh, direi assolutamente di sì, nel senso che secondo me la forza quest'anno di questa squadra è stata proprio la squadra, nel senso che al di là delle individualità siamo stati molto bravi a compattarci e a creare un bel clima all'interno della squadra che ci ha portato a giocare molto bene ad alcuni tratti. Abbiamo avuto dei momenti di difficoltà, ma speriamo che con questa partita, che abbiamo rivisto un po' di serenità in campo, affrontiamo al meglio questi playoff. Bene, riprenderemo dopo la pubblicità. Tra l'altro è stato molto corretto Gianni a ricordare che alla Grottazzolina mancava qualche pezzo, se ricordo bene anche Starace, che è uno dei più interessanti. Sì. Approfitto, ecco, per ringraziare due volte lo scoutman Fatio Dervisci, e voi tra l'altro giocherete, anzi meglio, farete un allenamento congiunto venerdì prossimo con il Fano dalle 18 in poi, è così? Considerando sì, la sosta. Esattamente. Bene, sì, allora sì, ci sì. Fermiamo, ho parlato di sosta, ci fermiamo anche noi per uno stacco pubblicitario e riprenderemo subito dopo. Bene, riprendiamo allora con Claudio Cattaneo, analizziamo rapidissimamente per quello che possa interessare a questo punto. Si chiedeva una grande partita contro il Grottazzolina, in effetti è stato così, vi siete svegliati e avete soprattutto cassato d'un colpo solo quel periodo no con 3 sconfitte consecutive. Però nel primo set ci avete provato perché state vincendo 23-20 e poi l'avete perso a 25. Ecco, quello va evitato assolutamente. Penso che tu convenga, giusto? Sì, abbiamo avuto un momento di difficoltà sopra di 3 punti, su una rotazione in realtà che non siamo riusciti a uscirne. E ovviamente su quel punteggio lì è stato fatale, però diciamo che poi ci siamo subito ripresi i set dopo, che era importante. Bene, loro con un 5-0 parziale in questo primo set, poi però se ne sono un po' calati, si sono un po' rilassati ed è venuta fuori la qualità del Pineto, con un Eld in straordinaria forma, è venuto qui l'altra settimana, quindi continua nel periodo sì, poi è entrato anche Zornetta per Morelli. A proposito, Morelli come sta? Morelli sta bene, ha un leggero fastidio al polpaccio sinistro, sì, ma diciamo che lo stanno preservando e lo stanno trattando in maniera da farlo arrivare ai playoff al meglio, ecco. Sei convinto anche tu che sia andato molto meglio rispetto alle precedenti prestazioni negative il muro? Ho rivisto il muro dei tempi migliori. Sì, 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 sia a livello personale che a livello di squadra in questo ultimo periodo lo abbiamo allenato un po' perché eravamo calati e quindi ovviamente in allenamento con coach Rosichini l'abbiamo allenato e ci ha ripagato, diciamo, questa partita si è visto che ci ha ripagato molto. Grottazzolina, ricezione 60-30 contro la vostra 69-36, siete andati meglio, 48% in attacco contro il 37 loro, 5 muri vincenti e 7 loro, per quanto riguarda, scusami, 12 muri vincenti vostri e 5 ace. Per quanto riguarda le battute sbagliate, però sono un po' troppe. Loro ne hanno sbagliate 15, ma ci interessa fino a un certo punto. Ben 17 vostre, di cui 9 un certo Claudio Cattaneo. Ti risulta? Sì, proprio le mie. No, diciamo che abbiamo cambiato un po' il mio modo di battere nelle ultime partite. Ho cercato di forzare un pochino. E questa partita qua col mister ci eravamo detti di provare a forzarla senza nessun tipo di problema e non ha ripagato molto, nel senso che non sono arrivati neanche un ace purtroppo, sì. Però sono arrivati tanti errori. Adesso speriamo in questi 10 giorni di riprendere la forma in battuta. Diciamo che, ecco, esatto, anche perché qualcuno mi ha detto che ti era allenato molto bene in settimana e quindi
per proprio le battute, poi le cose sono andate diversamente. Eldi, ti dicevo, 21 punti con 2 ace, 2 battute errate anche lui, 77-46 ricezione, niente male, 63% in attacco, 2 muri vincenti, periodo magico. Trillini 10 punti col 70% offensivo e ben 3 muri vincenti. Catone anche un puntarello ce l'ha messo con una firma, con un ace. Partenio 4 punti con 3 muri vincenti, ma insomma lui è un lungagnone un po' atipico come palleggiatore. Prestazione ottima di Partenio, che può migliorare ulteriormente leggendo ancora di più la partita, ma è un giocatore straordinario, secondo me è un tocco vellutato, palloni che spesso gli vengono consegnati in ricezione francamente con tante difficoltà, ma lui se la cava a buon mercato. Credo che tu sia d'accordo, perché ne fruisci abbondantemente, giusto? Con le palle sì, diciamo che appunto come hai detto, essendo un palleggiatore molto alto, si può rischiare un po' di più la palla verso la rete, si un po' spinta, lui, un po' troppo. Il tocco ce lo mette sempre, la mano ce la mette sempre a servire sia a primi tempi sia ovviamente molte palle all'opposto e anche molte palle in quattro. Io personalmente mi trovo abbastanza bene con lui, ma questo si è visto durante certo, l'anno. Si è visto abbondantemente. E a proposito di Claudio Cattaneo, di te quindi, 7 punti in tutto, lasciamo stare le battute, 71-25 ricezione tra positiva e perfetta, e l'attacco 33%, che è molto insolito nel caso tuo, 7-21, questa è una cattiveria solo per la cronaca, ma in realtà Claudio io ti devo fare veramente tanti complimenti, che sei bravissimo. Sei di Savona tu, sbaglio? Io sono, sì, in provincia di Savona, sono di Loano. Provincia di Savona. Sei un ligure, quindi sei stato un po' genovese in questa situazione qua, cioè ti sei risparmiato un po' ligure con questi set. Diciamo che no, risparmiato no, non è andata molto bene i primi 2 set, ero rimasto ancora un po' a letto a casa a riposare. Ce ne siamo accorti. Poi per fortuna il terzo e il quarto sì, mi sono vero, un po' ripreso anche male in attacco. Sì, ma perché tu vai sempre in doppia cifra, quindi è strano questo set, non c'entra niente con le tue qualità e soprattutto i tuoi numeri vertiginosi durante il campionato. 7 anche Orazzi con 83% in attacco, 5 su 6 e anche 2 muri vincenti, bravo Orazzi, bella la sua prestazione. Morelli si è accontentato di 11, poi è uscito naturalmente con 2 ace, sì. Zornetta 5 punti con un muro. Ho lasciato per ultimo Cappio, bene, molto bene, libero e contro libero è Giaffreda, quindi Paolo 75-46, molto bene anche Giaffreda, che è stato applaudito anche da voi in mezzo al campo, è così? Esatto, Francesco ha fatto un'ottima, ottima prestazione, soprattutto è entrato con il giusto, secondo me, col giusto spirito, che l'ha portato a fare molto bene in quello che è un fondamentale dove ci bisogna mettere molta voglia, diciamo, molta voglia di difendere, perché la tecnica poi nella difesa non è così importante. E lui è entrato con tanta voglia di giocare, tanta voglia ovviamente dopo tutto l'anno che si allena bene, di voler dimostrare, e diciamo che l'ha dimostrato in maniera ottima. Allora veniamo al tra passato e presente. Il passato significa rimpianti, ne ho parlato prima con l'allenatore della Sei Cortona, Nunzio Lanci, che è andato via. Di rimpianti ce ne sono anche parecchi, anche per voi, perché arrivare al quarto posto dopo quella rincorsa pazzesca di 11 successi consecutivi dispiace, considerando anche che contro il Tuscany avete vinto una gara su 2, contro il Galatina avete vinto una gara su 2, parlo delle prime 3 naturalmente, tra l'altro la gara persa 3-0 l'avete persa al 23, al 24, al 25 ed è tutto dire. Per quanto riguarda addirittura la capolista, avete vinto dentro e fuori, anzi fuori e dentro, 3-0 lì nelle Marche e 3-1 la gara di cui stiamo parlando e di cui vediamo le immagini, e ringrazio Roberto Scaricaciottoli naturalmente, 2 su 2, insomma avete vinto 4 partite su 6 e questo è veramente un rammarico, e arrivare poi al quarto posto dispiace tanto, vero? Sì, diciamo che più che un rammarico è un dispiacere per quanto riguarda i possibili incroci con le altre squadre, ecco, per il primo turno dei playoff. Per quanto riguarda invece se dobbiamo fare un punto della situazione di tutto il campionato, io sono molto soddisfatto di come è andato il campionato. Allora, il quarto posto comunque ci blinda il fatto di poter giocare la prima gara in casa, il primo turno dei playoff e l'eventuale bella in casa, che è molto importante secondo me.
Sì, allora vediamo in grafica il prossimo turno vostro, solo quello vostro, che riguarda l'11 aprile, perfetto, grazie alla regia. Abba Pineto Aversa, come ricordavi tu, un avversario insidioso 11 aprile alle 18 al Palazzo Santa Maria, se non ci sono variazioni dell'ultima ora, per poi rigiocare gara 2 in trasferta domenica 18 ad Aversa, eventuale bella il mercoledì successivo, dovrebbe essere il 21 aprile, Fondazione di Roma. Per quanto riguarda Claudio Cattaneo, allora che ne pensi di questo incontro? Le insidie di un avversario che ha interrotto la famosa marcia vostra con un 3-0 addirittura, ricordo bene? Sì, avete perso sì, 3-0. 3-0 in casa loro. Ecco, quindi e Aversa è una squadra giovane anche loro, però che nell'ultimo periodo ha giocato molto bene, infatti si è visto che è anche vero. Loro hanno fatto una striscia di vittorie consecutive. Sì. Se non ricordo male 8-9, non ricordo bene. Però è una squadra molto, molto compatta, è una squadra che gioca bene al centro, sì. Dove è difficile diciamo fermarli, e in un palazzetto comunque loro, noi abbiamo perso in casa loro, un palazzetto abbastanza difficile, dove loro battono veramente molto forte. Bene, le insidie ci sono, io ti ringrazio Claudio, se vuoi puoi anche proseguire altrove questa tua serata, noi stiamo per passare alla Federica Comotti, ti ringrazio e soprattutto un in bocca al lupo e noi ci vedremo poi naturalmente nella gara interna domenica 11 e vi raccomando cercate di vincere in maniera netta e quello che conta ricordo è soltanto la vittoria, quindi anche vincere esatto. 3-2 va bene lo stesso. Quindi non conta il risultato finale nel dettaglio, ma semplicemente il successo, la vittoria. È così. Certo, è proprio il bello dei playoff questo, ecco. Che l'importante è vincere, andare e provare a vincere dappertutto, certo. Per arrivare più lontano possibile. Va bene, chiudiamo rapidissimamente Claudio con un messaggio al Presidente Abbondanza. Che gli dici? Presidente, stai tranquillo perché? Stai tranquillo perché daremo il massimo per poter portare a casa ogni risultato, però ovviamente i playoff sono un altro campionato, quindi pensiamo alla prossima e di volta in volta pensiamo a quella dopo. Grazie, grazie a Claudio Cattaneo. Noi proseguiamo con i risultati della Serie B, decima giornata, ultima appunto della prima fase, Serie B maschile, girone F1, Osimo Loreto 3-0, Alba Adriatica batte Potentino 3-2, 18-25, 25-19, 25-21, 31-33 addirittura il quarto set, 15-12 al tie break, ha vinto la squadra di Petrelli. Per quanto riguarda l'Ancona, perso in casa col Macerata 1-3, Macerata chiude con 24 punti, una gara in meno, naturalmente ci sono diversi recuperi che stabiliranno la classifica finale, sarà importante perché non bisogna arrivare né al quinto né al sesto posto, le squadre che arrivano tra il quinto e il sesto posto sono tagliate fuori, il regolamento deciso in extremis all'ultimo momento, vista la situazione molto particolare emergenza, di questo parleremo spesso e volentieri anche più in là. Ancona e Potentino con una gara in meno a 16 punti, l'Alba Adriatica a 9 punti, c'è la fare anche perché deve recuperare due partite, mentre il Loreto che ha quota 9 come l'Alba Adriatica ha una sola gara da recuperare, Osimo 7 punti senza gare da giocare. Per quanto riguarda l'altro girone, girone I1, eccoci qua con il quadro. Lucera, Paglieta 0-3, 22-17-12 parziali del successo della squadra professore De Angelis, complimenti. 3-0 del Molfetta, Gioia del Colle, ha riposato l'Andria, Molfetta 21 punti, Gioia del Colle 15, qua sono addirittura 5 squadre, quindi nessun problema per il Paglieta che passa il turno, a 9 punti, la classifica la vediamo fra un attimo, per quanto riguarda Andria e Lucera sono tagliate fuori, restano a quota 0. Quindi il Paglieta va avanti in questa seconda fase, che dovrebbe cominciare la seconda settimana di maggio, perché fino al 2 maggio sono previsti i recuperi. Entro questa data ci deve stare anche la squadra della Connetti.it Chieti, che deve giocarla entro i 2, perché altrimenti non ci sarà più possibilità di recuperare, le due squadre interessate al recupero verrebbero a perdere tutte e due a tavolino. È un regolamento anche questo dell'ultima ora. Per quanto riguarda la B1 femminile, poi naturalmente parleremo anche, anzi facciamo così, Alba Potentino 3-2, il tabellino con 7 ace e 12 muri vincenti per la squadra dell'Alba Adriatica,
Ridolfi e Porcinari 16, Accorsi 14 con ben 4 muri vincenti, Di Meo, Pietro Di Meo 21 punti in 3 muri vincenti, lo salutiamo senz'altro, Pulcini 2, Cretone 13 punti, Libero Cacchiarelli 66-51 ricezione. Per quanto riguarda gli ospiti, bene Rossetti con 20, Angeli con 18. Il Paglieta invece ha vinto 3-0 con 3 punti di Zaccagnini, 15 punti del capitano Tatasciore in 2 muri, Lanci 3 punti con 2 ace, Berardi 4 con un muro, 2 muri invece per Di Tullio con 6 punti complessivi, anche un ace, Evangelista 6 punti con 3 muri vincenti, Caputo e Vita 2 punti a testa, un ace a testa, complessivamente 6 ace, e 4 battute errate e 8 muri vincenti per la squadra del Paglieta. E adesso passiamo alla B1 femminile, siamo già vedendo un po' il quadro con i risultati: Cisterna Trevi 3-0, Connetti Punti Chieti, Casal De Pazzi 1-3 con parziali 25-18, 21-25, 29-31 è questo il punto dolente, 18-25, Sant'Elia Altino 0-3 con i parziali 19-23 e 19. La classifica aggiornata vede al comando il Casal De Pazzi con 18 punti, Altino con 15 punti insieme con Sant'Elia, ma il Casal De Pazzi deve recuperare una gara, l'Altino invece 2, Sant'Elia addirittura 3, Cisterna 8 punti con 4 gare in meno, Trevi 4 punti con una sola gara in meno, Connetti Punti Chieti con 3 punti ma ben 7 gare da recuperare. E allora, visto che stiamo parlando della Connetti.it Chieti, sentiamo un po' quello che ha avuto da ridire il tuo mister Giorgio Nibbio, il quale su una palla, vabbè, poi ne parlerà nel corso dell'intervista, ha invertito, diciamo così, i punti destinando con estrema correttezza e lealtà il punto all'avversario, sarebbe stato quello del 2-1 per voi, giusto Federica? Esattamente. Però Giorgio è fin troppo onesto e in questa vita, in questa società, non conviene certe volte. Naturalmente esageriamo, ma va apprezzato quello che ha fatto Nibbio, che ci ha rimesso anche un set. Adesso sentiamo tutto questo al microfono di Giuseppe Mrozek, che ringrazio, così come ringrazio per la parte tecnica Roberto Scaricaciottoli, immagini e montaggio. Con Giorgio Nibbio la Connetti.it cede 3-1 in casa contro Casal De Pazzi, contro la capolista, però per quello che si è visto qualche rammarico io penso che ci sia. Sì, rammarico del secondo set, perché comunque l'abbiamo sempre condotto, l'abbiamo giocato una bella gara, dopo quella palla lì dentro fuori, io l'ho vista dentro e mi sembrava giusto, l'ho segnata ed era giusto dargliela, però dopo abbiamo sbagliato 5-6 palloni di contrattacco per chiudere il set. In modo abbastanza banale, perché abbiamo sempre tirato, però le ragazze non posso dirgli niente, oggi per me hanno giocato una gran gara, sono state brave, poi il quarto set non ne avevamo più. Ecco, da parte tua, diciamo, una lezione di sportività appunto su quella palla che gli arbitri avevano dato fuori, ma come hai detto giustamente tu è mancato qualcosa, mi è sembrato per esempio che abbiamo sofferto molto a rete oggi contro la loro fisicità. Ma no, invece no, secondo me no, noi abbiamo toccato tanto a muro, abbiamo difeso tanto. Io non ho visto questa gran differenza, tenendo presente che noi siamo ancora, stiamo lavorando, ci stiamo riprendendo. Loro sono in forma, loro giocano una gran gara, prendono la palla d'altezza che in B1 sinceramente ce ne sono poche. Io sinceramente alla squadra non posso dirgli niente oggi. Sì, sì, era un elogio alle nostre avversarie, non un demerito per noi. Da giovedì inizia il Tour de Force, subito di nuovo in campo. Come ci arriva la Connetti.it a questo Tour de Force? Se vedi che adesso facciamo 4 set e siamo stanchi, quindi dobbiamo recuperare le forze, lavorare durante la settimana e poi da lì ci daremo dentro. Sinceramente ho visto dei miglioramenti dalla partita di domenica, ho visto più carattere, ho visto dalla gente che non mollava, ho detto rammarico per il secondo set, per il terzo set sicuramente c'è, abbiamo giocato per me un gran primo set perfetto e quindi ripartiamo da lì e diamo ancora più benzina al motore perché ne hanno bisogno. Vi ricordo che passano alla seconda fase soltanto le prime 4, quindi eliminate la quinta e la sesta che andranno in vacanza, come ha detto il mister Mazzuccato. E naturalmente tutto questo ha suscitato un vespaio di polemiche e di reazioni, ma ne parleremo a tempo debito. Per quanto concerne quelle che passano le nostre abruzzesi, parleremo in maniera più approfondita la prossima volta, proprio perché ancora presto mancano troppi recuperi, a parte la certezza del Paglieta e dell'Altino sicuramente per quanto riguarda
la B maschile e la B1 femminile, e naturalmente per la B2 femminile la Rabona e la formazione del Teramo. Out purtroppo il Pescara, da aspettare per quanto riguarda la Connecticuti. Allora Federica, condividi quello che ha detto l'allenatore Nibbio e anche il suo gesto di sportività? Allora, devo dire che condivido le parole appena dette dal mio allenatore. È stata una partita dove sapevamo le qualità fisiche, le doti delle nostre avversarie. Infatti si ritrovano tuttora prime in classifica, ma siamo partite molto bene, subito forti. Infatti si è visto dalla vittoria del primo set. Il secondo set, sì, c'è stato un po' di rammarico, però Giorgio in quel momento si è sentito di comunicare che la palla era dentro, poi come ha detto lui abbiamo sprecato ben 5-6 situazioni per portare noi il set a casa. L'ultimo set poi sicuramente abbiamo incassato il colpo del terzo set e siamo un po' crollate sia a livello fisico ma anche mentale, e quindi da questo ripartiamo, come ha detto Giorgio, ripartiamo dal bellissimo primo set, ma con la consapevolezza, ecco, appunto, che dobbiamo ancora migliorare sotto il punto di vista anche proprio del ritmo gara. Va bene, può anche succedere tutto questo. Io intanto ricordo che il Latina ha vinto 3-0 e resa la pariglia dunque alle Ciociare, che avevano vinto sul campo dell'Altino a Francavilla. Altino che era senza Saveriano, la palleggiatrice titolare, e la Costantini, 14 punti per la Longobardi con 3 muri, Meniconi 7, Spicocchi 9 con 62% in attacco, Zinconi 7, Alessia Mastrilli 74 e 39 ricezione, 3 punti anche per la palleggiatrice Celeste Di Diego, e Lestini 10 punti con 2 muri vincenti. Una partita dunque a senso unico. Torniamo a voi, intanto un saluto ai fedelissimi della Teatina, il presidente Camillo, ma anche Andrea e Dario, sempre presenti e si fanno sentire, e come. Allora Federica, per quanto riguarda invece i vostri dati, tu hai realizzato ben 15 punti con 3 ace e anche 5 battute errate, questo va detto. In attacco 32%, puoi fare di più, perché secondo me puoi fare di più. Sei d'accordo con me? Sì. Ma senz'altro, il fare di più sempre lo si può fare. Diciamo che in certe situazioni devo ancora imparare a gestire il momento in cui appunto poter tirare o semplicemente gestire meglio i colpi nelle situazioni appunto un attimino più importanti e delicate, però penso che faccia parte del mio processo di crescita, ecco. Purtroppo è tardissimo. Di Paolo 11, Marchi 3, Anello 1 punto, Cogna 11, Padula 4, Malovic 1 punto, Teresa Ferrara bravissima, eccezionale, davvero soprattutto in fase di recupero, difesa pazzesca, 63-33 gli altri dati. Per quanto riguarda Micheletti nessun punto, gli ho dato nessun punto, Tellaroli 15 punti. Differenza a muro è stata determinante, Federica? 16 muri loro, 5 voi? E come? Si è sentito, allora, soprattutto in realtà, quel 31-29? Sì, si sapeva dei centimetri e delle doti fisiche appunto di Bollerò. Sicuramente potevamo, soprattutto nel terzo set, limitare qualche murata, però secondo me ha funzionato dal mio punto di vista bene la correlazione anche muro-difesa nostra. Nonostante abbiamo fatto solo 5 muri, però abbiamo toccato veramente tante palle a muro e abbiamo fatto vari recuperi. Infatti, come hai detto tu prima, Teresa è stata molto brava a tenere dietro. Federica, purtroppo il tempo è tiranno, io devo andare avanti con i risultati della serie B2 femminile velocissimamente. Porto Sant'Elpidio, Gada Pescara 3-0, 19-17-19 parziali, Rabona Pagliare 3-0, vedremo qualche immagine a pochi secondi soltanto di questo match, 21-18-14 parziali, Teramo Fermo a sorpresa 0-3, 25-27, 14-25, 22-25, Porto Sant'Elpidio 27 punti, Rabona 25, Teramo 14, Pagliare 9, Fermo 8, Gada Pescara 3, 7 punti. E a proposito della Rabona, qualche
frammento di immagini, i soliti punti tanti della Dodi, 15 punti, ecco qua le immagini per il successo sul Pagliare per 3-0, Scudieri un punto, Pardi 9, Coletta 6, Romano 11, Merlini 9, D'Angelo un punto, nessun punto per Iezzi, D'Angelo, Campanella di Giuseppe Zuccarini, non entrata di Diego, libero come sempre Giulia Santacroce, due muri vincenti e 8 ace. Per quanto riguarda invece la Serie C, intanto vediamo i prossimi turni, ecco vediamo la Serie C maschile, ecco perfetto. Campobasso batte Centinaia Montesilvano 3-1, stesso risultato tra Teramo e Avezzano, sia Cortona e Torione L'Aquila, Termoli Teate 3-0, la Campobasso conduce con 15 punti, a 6 Centinaia Montesilvano, Teate e sia Cortona e poi tutto il resto. Ecco qua le squadre, possiamo passare alla C femminile per la sesta giornata qui, Torricella sicura, Cus Aquila 0-3, 0-3 anche tra Montorio e Pratola, 3-0 tra Centinaia Montesilvano e Giulianova, riposato in Nereto. Conduce il Centias Montesilvano con 15 punti, a quota 9 Nereto e Pratola e poi tutto il resto. Vediamo quello che è successo invece nel girone B, dove è stata rinviata Cepagatti Penne, ha riposato la Loco Volley e Connetti.it Chieti ha perso 0-3 contro Union Ortona, D'Annunziana Pescara contro Campobasso 3-0, Cepagatti 7 punti, Loco D'Annunziana 6 punti, Union Ortona 5 e via tutto il resto. E a proposito di D'Annunziana contro Campobasso 3-0, facciamo vedere il servizio realizzato da Luigi Di Noscia, che ringraziamo, e poi con interviste ai protagonisti. Via. Siamo col mister Di Tommaso, il primo allenatore della D'Annunziana. Sì, io volevo chiedere una cosa al nostro coach. Io ho seguito tutti gli allenamenti, volevo chiederti se le ragazze hanno eseguito tutte le tue indicazioni in questa partita o hai qualcosa, nonostante la vittoria, da ricriminare o da rimproverare forse. No, rimproverare no. Sicuramente anche in una vittoria abbastanza netta come quella di oggi qualcosina può essere fatto meglio, magari ecco la gestione del terzo set dove siamo partite con qualche errore di troppo, sia in battuta, in attacco soprattutto, però sostanzialmente siamo soddisfatti della partita, quello che abbiamo preparato l'abbiamo fatto al massimo, siamo riusciti a ruotare un po' tutta quanta la rosa in campo, quindi abbiamo avuto risposte più che positive da tutte le giocatrici, tenendo conto che siamo al completo, non ancora al completo e comunque molte sono rientrate da pochissimo tempo, quindi tutto sommato possiamo essere soddisfatti del lavoro svolto fin qui. Siamo qua con il mister Di Cesare, capitano Puso, e allora volevo chiedere un po' questa partita, sapere un po' come è andata, le positività, se ci sono state e perché avete un po' subito questa D'Annunziana. Ma sicuramente questa non è la nostra squadra, la nostra squadra è sicuramente un'altra, purtroppo sapevamo che la D'Annunziana è una squadra di un ottimo livello e l'ha dimostrato in campo, ma noi non abbiamo potuto contrapporre le nostre reali forze. Io sono contento per come hanno giocato le nostre ragazze. Sì, volevo chiedere al capitano, visto che te hai usato molto colpo di pallonetto, perché hai avuto difficoltà per il muro o è proprio una tua caratteristica? Diciamo che è una mia caratteristica, anche perché avevo un muro abbastanza alto, quindi oltre a fare un gioco veloce non riuscivamo a fare un gioco veloce, quindi dovevo per forza optare per quel pallonetto. Bene, allora siamo in chiusura, vediamo soltanto in un secondo i due prossimi turni della B1 femminile e vi ricordo che per quanto riguarda il Teramo che ha perso col Fermo, la migliore realizzatrice è stata la capitana Imprescia con 14 punti e 2 ace, per quanto concerne il Pescara 3, la Montanaro con 7. Ecco qua. Altino Tenaglia, avete visto, giocherà contro il Cisterna domani alle ore 17 al Valle Anzuca per una gara di recupero. Anche voi recupererete. Federica, in 10 secondi, risultato finale di Connetti.it Chieti contro Sant'Elia alle 18 a Nocciano. Giocherà naturalmente la squadra di Chieti domani 1 aprile. Come andrà a finire? E chiudiamo. Com'è? Non riesco a sentire. Vabbè. Mi sente? Adesso sì. Ok. Stavo dicendo che sicuramente sarà una partita molto impegnativa, sarà una bella battaglia e daremo tutto quello che abbiamo.
e Federica Comotti farà 37 punti. Va bene. Sì, esatto. Grazie Federica, sei stata gentilissima. Grazie a voi. Io do appuntamento fra due settimane perché ci sarà Pallavolè il 7 aprile, ma sarà un miscuglio di tante immagini delle nostre abruzzesi. L'appuntamento canonico riprenderà il 14 aprile, mercoledì, con noi in diretta. Ringrazio Maurizio Daguì e Karim per questo appuntamento di natura tecnica. A tutti grazie, buonanotte. Questo programma è stato offerto da Abba Luxury Estate.